Bella ragazzi, buongiorno. Oggi voglio fare un video dove voglio spiegare, magari fatto bene, tutti quelli che sono i bonus degli eroi, perché purtroppo vedo ancora gente che va in giro con gli eroi settati come truffatore, piuttosto che eroi che non servono in pratica a niente. Allora, prima di iniziare voglio salutare Erchaos. Ermanina, che è un bravo ragazzo, quindi lo salutiamo. Ciao, ciao Super Pippa. No, scherzo, ciao Fab. Allora, iniziamo subito. Allora, intanto voglio spiegare una cosa perché tanta gente ancora purtroppo non l'ha capita. Allora, ci sono due bonus sugli eroi, ok? Allora, ci sono i bonus attivi e i bonus passivi, ok? Quindi tutti quei bonus che noi chiamiamo passivi. Adesso ve li faccio anche vedere qualcuno, così capite. Sono tipo questo, no? Questi sono bonus passivi, quindi gestione del legno. Questo è un bonus passivo. Questo qua dovrebbe essere passivo. Passivo, passivo, passivo. Comunque in pratica, ragazzi, perché è più facile spiegarvi quelli che sono i bonus attivi. Allora, i bonus passivi, quindi bonus di ricerca, tutti questi che vi sto facendo vedere, sono quei bonus che sono attivi dal momento in cui, ragazzi, li avete sbloccati. Quindi se voi avanzate Torci Demone, quindi praticamente vi faccio vedere, vabbè, adesso Torci Demone ce l'ho già oro, quindi dal momento in cui avete intanto sbloccato l'eroe, guadagnate per esempio perché ce l'avete in pratica bianco, quindi sbloccate subito l'1.25. Avanzando di grado, quindi aumentando il bonus di grado, arriva fino al 25%. Ragazzi, Torcidemo, scusate, come cavolo si chiama sto eroe? Truffatore, ha un bonus passivo che quindi dal momento in cui l'avete sbloccato assolutamente non serve settarvelo, quindi buttatevelo in mezzo agli eroi e basta, quindi non serve inserirlo nella vostra squadra, ok? Così come tutti gli altri eroi, no? Nel senso adesso andiamo a vedere un attimo questi qua, bonus costruzione, quindi assolutamente non serve settarlo questo per avere il bonus costruzione, basta semplicemente sbloccarlo, quindi o shoppare l'eroe, avercelo e andando avanti con questi bonus di grado, quindi dal momento in cui ragazzi ce l'avete sbloccato il bonus è attivo. Quindi assolutamente non serve impostarlo come eroe principale, ok ragazzi? Ok, adesso vi voglio spiegare quali sono invece i bonus attivi. Allora, i bonus attivi invece sono tutti quei bonus dove praticamente potenziamo la nostra armata. Quindi un potenziamento punti ferita cavalleria è sicuramente un bonus attivo, così come questo potenziamento, così come questi altri, no? Sono tutti di armata, potete capire, potete vedere che sono di armata. Quindi, per attivare il bonus armata è necessario che quell'eroe invece venga impostato. Impostato che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente il bonus è attivo dal momento in cui fate un attacco. Adesso vi faccio vedere. Aspetta, facciamo così. Tanto non lancio l'attacco. Ok. Dal momento in cui voi lo impostate, è inserito, ragazzi, quel bonus. Laddove non inserite quell'eroe, non avete quel bonus. Quindi faccio un'ipotesi, no? Se voi siete settati da full cavalleria, io adesso faccio sempre l'esempio mio pratico perché comunque io sono un full cavalli, andrò a mettere tra i miei 5 eroi, ok? Gli eroi dove sono più forte sulla cavalleria, ok? Quindi praticamente io vado a vedermi i miei bei parametri, quindi come potete vedere punti ferita al 50% sulla cavalleria. E qui e così via, no? Vado a vedere anche altri eroi. Quindi è abbastanza anche divertente, no? Andare a capire quali sono, diciamo, gli eroi da associare. Laddove andassi ad attaccare con archi, magari andrei a mettere gli eroi, dove praticamente ho, un bonus sugli archi. Ok, questo è per quanto riguarda l'attacco. Ok, ragazzi, stessa cosa sulla difesa. Quindi sulla difesa la stessa cosa sono gli eroi che voi andate a impostare che determinano i vostri bonus sulla difesa. Ok, quindi li impostate da qua in pratica, schieramento. Qua ad esempio ve li fa anche vedere, quindi è anche più semplice.
Io muro sempre con cavalli, quindi in pratica vado a mettere sempre, stesso discorso, eroe da cavallo. Certo che se io non andassi a mettere cavalli, vorrei mettere, che ne so, difesa trappole piuttosto che altre cose, andrei stessa roba a cercarmi gli eroi specifici, ok? Allora, adesso parliamo dell'eroe principale. L'eroe principale, ragazzi, è importante per due modi, per due motivi. È veramente quello più importante, l'eroe principale. Allora, magari non tutti sanno che, ragazzi, quello che voi potete inserire nel nascondiglio è legato intanto al livello del castello, ok? Quindi il livello del castello permette di inserire. Adesso per farvi l'esempio classico, livello 25 potete inserire in sostanza 200.000 truppe nel rifugio, così come anche nell'armata. Dopo adesso vi spiego anche quest'altra cosa. Come potete vedere, lasciamo perdere il 500, sono 210.000, ok? Quindi non sono 200.000. Il 10.000 in sostanza lo prende dal rango, ok? Quindi è importante inserire come eroe principale il vostro eroe con il rango più alto. Rango nel senso questo, adesso vi faccio vedere. Vedete? Il rango 8. Ok, questo rango 8 determina, ha un bonus di 10.000 truppe extra in più. Quindi più alto il rango, più questo bonus è alto. Mi sembra che il rango 7 sia 6.000, rango 6 mi sembra 4.000 e così via. Stessa cosa, quindi quando voi attaccate, quel bonus influisce anche sulla dimensione dell'armata, ragazzi. Quindi, adesso vi faccio vedere nel pratico. Allora, cosa sto attaccando? Ok. Allora, come potete vedete, io ho un bonus di 250.000 truppe perché utilizzo 5. Può essere scontata questa cosa per chi lo sa, e magari il video è anche abbastanza inutile. Però, ragazzi, cerco di fare un video anche per aiutare quelli che comunque alcune cose non le sanno oppure hanno appena iniziato. Allora, se io vado a impostare eroi di rango più basso, io non so neanche se ne ho, spero di averne. Vedete che c'ho 6.000, ok? Perché ha un rango più basso. Vedete, qui c'è il disegnino. Quindi vuol dire che questo eroe dovrebbe essere rango 7, ok? Vedete che invece tutti gli altri sono pressoché tutti rango 8, anche il lupetto che è abbastanza nuovo ce l'ho rango 7. Come potete vedere, andando a impostare eroe di rango inferiore, arrivo praticamente ad abbassare quello che è il mio numero diciamo, di esercito, ok? Allora, quindi questo ve l'ho detto, vediamo se ci sono altre cose da dirvi. Mi sembra proprio di no, ragazzi, mi sembra che vi ho detto tutto. Adesso magari provo un attimino a riflettere. Ok, perfetto, vi voglio fare la cosa, stavo parlando appunto dell'eroe impostato. Adesso vi faccio vedere. Adesso io non sono settato da guerra, quindi i miei parametri sono abbastanza bassi, nel senso che ho fatto adesso un osservatore, quindi sono settato da ricerca e quindi non ho assolutamente, ragazzi, messo quello che è il mio equipaggiamento. Allora, l'eroe, quando voi utilizzate l'eroe principale, ragazzi, subentrerebbe questo altro bonus. Allora, il bonus dato dall'eroe principale è veramente altissimo, nel senso che oltre a dare il doppio del bonus normale, quindi faccio un esempio, vedete qua fanteria, ho 135%. Se io metto l'eroe, ho praticamente il bonus del 135%. Adesso qui lo vedete 137,25. Quel 2,25 in più è dato dal nostro equipaggiamento. Quindi, ragazzi, se voi attaccate con l'eroe principale, avete sia il bonus del doppio, quindi praticamente si raddoppia il bonus della vostra armata, e in più subentra anche quello che è il vostro equipaggiamento, no? Quindi, ragazzi, attaccate sempre con l'eroe. Poi, certo, attaccate dove comunque no, non ve lo fate fregare, nel senso che se vi schiantate, cioè fate un attacco con una truppa, è chiaro che mettete l'eroe, ce lo lasciate lì in sostanza. Allora, cerchiamo di capire se ho detto tutto. Mi sembra di sì. Andiamo di nuovo sugli eroi, magari mi viene in mente qualcos'altro. Anche appunto l'energia al mostro, attacchi al mostro sono bonus passivi. Ricordate che per capire appunto se un bonus è passivo e attivo, in pratica sono solo quelli legati
agli attacchi che restano attivi. Ok, ragazzi? Va bene, dai, se il video vi è piaciuto, un like e alla prossima. Ciao belli e ciao a tutti.